mattino 6 per questo martedì 23 febbraio. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricorda Santa Romana. Vediamo subito la sua storia. Romana era figlia di Calfurnio, prefetto di Roma. Abbracciata alla fede cristiana, rinunciò ad ogni agio e comodità per il suo rango, che il suo rango le avrebbe consentito. Seguendo la sua vocazione religiosa, fuggì di casa all'età di 10 anni. Raggiunse sul monte Soratte San Silvestro per farsi battezzare e si incamminò poi da sola verso la città di Todi. Nelle gole del Forello pose la sua dimora all'interno di una grotta. Sebbene vivesse solitaria, la sua preghiera costante e la sua fede erano tali che molti cristiani si avvicinarono a lei lodandone la santità. Romana morì nella preghiera, contornata dai fedeli nell'anno 324 d.C. L'etimologia del suo nome deriva dal latino e significa nativa di Roma. Per questa giornata dunque i nostri auguri vanno a tutte coloro di nome Romana e a tutti coloro di nome Romano. Iniziamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del Centro. Il Premier e i ragazzi del Jobs Act. Renzi festeggia i 2 anni di governo alla Walter Tosto Serbatoi, qui si assume davvero. Nelle cronache, cura del verde, Pescara offre lavoro a chi ha più di 45 anni. E ancora il giallo di Medjugorje è disperso, non si cerca più padre Luciano. Ladri inseguiti tra le case Montesilvano, un arresto dopo il furto al bar. E poi a Pescara oggi il corteo attiva, i precari bloccheranno Corso Vittorio. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero sulle pagine dedicate all'Abruzzo. Anche qui in apertura la visita del Premier. Renzi, qui si tocca il futuro. Il Premier ai laboratori del Gran Sasso annuncia un finanziamento da 60 milioni. Poi alla Walter Tosto, questa azienda va ringraziata per i posti di lavoro che ha creato. E ancora Chieti, applausi, selfie e la firma sul caso dell'operaio. La maestra violenta, iniziativa di Vacca, Movimento 5 Stelle, le madri, non mandiamo i nostri figli a scuola. Ancora interrogazione in Parlamento, L'Aquila, comitati, una lettera contro Bertolaso. La Costa Teatina, Sel, dice subito il parco. E poi di spalla, 60 anni fa, la grande frana che cambiò per sempre Vasto. Di taglio alto a Teramo chiude il Caffè Grande Italia, dichiarato il fallimento. A Chieti un'evasione da 38 milioni. Imprenditore nei guai. E poi lo speciale sci al via i campionati mondiali studenteschi. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Cirzu, altre 2 indagati nel bis. Dopo i vertici del consorzio, nei guai anche gli aquilani del CSA per gli impianti non a norma. A centropagina, materia oscura, Renzi in Abruzzo, il Premier visita i laboratori del Gran Sasso. E poi Campitelli mette sotto stress squadra e mister, ora basta. A Martinsicuro, mamma cade a scuola e chiede i danni. Roseto, primi programmi a confronto, campagna elettorale nel vivo sui temi, aspettando il movimento 5 Stelle. E di taglio alto il Grande Italia è fallito ma non è affatto finito, il giudice vuole salvare i posti di lavoro. Mosciano, ancora droga nei pressi della discoteca. E poi Team e Ecotedi, Brucchi e Ranalli, guerra spostata a Giulianova. Questi dunque i titoli di apertura dei quotidiani e prima di sfogliare le pagine, come sempre il consiglio delle nostre stelle, vediamo. Si profilano progetti interessanti all'orizzonte. Ricaricate le pile e fate mente locale. Usate tutte le armi della vostra percettiva intuizione per affrontare e risolvere eventuali problemi professionali. In amore non alimentate dubbi e gelosia. Toro, affrontate questo giorno con fiducia. La vostra visione di insieme delle problematiche esistenti sul lavoro vi renderà di sicuro vincenti. In amore, regalatevi teneri momenti di intimità con il partner. Gemelli, un evento fresco di idee e nuovi progetti vi fa volare in alto, ma oggi qualcosa potrebbe costringervi ad un brusco atterraggio. Le difficoltà che incontrerete sulla vostra strada vi renderanno meno affettuosi con la persona amata. Cancro.
cancro. Avrete delle belle proposte da fare al lavoro. Se i vostri superiori sono in gamba, comprenderanno il loro valore e daranno il via alla realizzazione. Accettate i suggerimenti di un esperto in medicina naturale per la vostra salute. Leone, buoni transiti planetari lasciano prevedere una giornata molto costruttiva e vivace e quindi congeniale a nuove storie d'amore e a contatti umani soddisfacenti. Sarà facile innamorarsi, trovare un nuovo amico. Vergine, eventuali contrasti in famiglia richiedono maggiore spirito di mediazione. Rischiate di mostrarvi troppo rigidi. Attenzione ai raggiri nel lavoro, lasciate perdere le proposte troppo allettanti. Bilancia. Al successo nel lavoro può non corrispondere il successo finanziario. Guardatevi attorno, rallentate il passo. Vale la pena non concedersi cadute di stile. Alleggerite il momento di crisi amorosa se affrontate un chiarimento. Scorpione, la chiave del vostro successo risiede in un sano realismo, nonché nelle ottime capacità manuali. Giorno ideale per farvi valere sul lavoro, stabilire nuovi contatti, allargare la cerchia dei clienti. Sagittario, la Luna favorisce la realizzazione di progetti pratici ed influisce positivamente sulla vostra serenità interiore. Se non siete soddisfatti di come vanno le cose tra voi e la persona amata, ricordate che tutto può essere migliorato. Capricorno, potreste trovarvi in una fase di insofferenza e di rifiuto della quotidianità. Ciò che è scontato tenderà a generare in voi insoddisfazione. Cercate di spiegare il vostro stato d'animo a chi vi è vicino. Acquario, splendido periodo per la maggior parte di voi. È il vostro momento e c'è da augurarsi che lo sappiate sfruttare al meglio. Non si escludono buoni affari per coloro che sono indipendenti nella professione, tantomeno momenti deliziosi in amore. Pesci, il lavoro vi impone qualche sacrificio non troppo gradito, ma nel contempo avrete la possibilità di consolidare la vostra posizione. Per stare più tranquilli, cercate di sistemare una volta per tutte ciò che è rimasto in sospeso. Iniziamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, iniziamo ovviamente con le pagine dedicate alla visita del Premier Matteo Renzi in Abruzzo. Iniziamo dalla città. Renzi in Abruzzo, il futuro e la ricerca. Visita all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Walter Tosto. Presto tireremo fuori un premio Nobel, l'Italia sa attrarre le migliori eccellenze. Fondi e Jobs Act per i laboratori del Gran Sasso. Il Premier annuncia un finanziamento straordinario di 60 milioni. Poi l'elogio ai lavoratori della Walter Tosto per Forza Italia, quella di Renzi è solo una passerella. Ci spostiamo sulle pagine del quotidiano Il Centro, sempre per le pagine dedicate alla visita. L'Abruzzo delle eccellenze, Renzi promuove ricerca e lavoro. Il Premier festeggia all'Aquila e a Chieti i primi due anni del suo mandato a Palazzo Chigi e annuncia 60 milioni ai laboratori del Gran Sasso per lanciare la sfida alla materia oscura. Inizia da Assergi il viaggio del Presidente del Consiglio tra le imprese italiane. Le riforme di cui si parlava da decenni sono un dato di fatto e questo è il messaggio che ha portato. E poi i 50 neoassunti della Walter Tosto, segno che il Jobs Act funziona. E ancora i lavoratori Thales, Matteo, salva l'azienda, i sindacati della multinazionale francese a rischio chiusura chiedono l'intervento del governo. Ci spostiamo sulle pagine del quotidiano Il Messaggero. Renzi ai laboratori, qui si tocca il futuro del paese. Sotto il Gran Sasso il Premier annuncia finanziamenti per 60 milioni e celebra i ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Prima o poi tireremo fuori un Nobel, un siparietto con il sindaco Cialente. In un clima disteso, Science Institute, la stabilizzazione si fa più vicina. E poi anche si è parlato di ricostruzione. Vedo tante gru, la ricostruzione dell'Aquila è ripartita.
e il ministro Giannini ha dichiarato una breve visita ma intensa ed emozionante. Il capo del governo ha dichiarato i soldi sono arrivati e nei prossimi mesi verificheremo i cantieri. E poi di taglio basso grazie alla Walter Tosto per i posti di lavoro che ha creato. D'Alfonso ha dichiarato l'Abruzzo ha ambizioni e vuole riprendere il cammino con il Jobs Act creata occupazione. E dunque come abbiamo letto ieri c'è stata la visita del Premier Matteo Renzi in Abruzzo, era il giorno del suo secondo anno a capo del governo italiano. Le due visite si sono svolte, una ad Assergi presso i laboratori del Gran Sasso, dell'Istituto Gran Sasso, e l'altra invece a Chietiscalo presso un'azienda, come ha annunciato il Premier, che ha dimostrato l'utilità del Jobs Act ed era la Walter Tosto. E allora nella giornata nella quale noi abbiamo seguito con una diretta proprio tutti gli spostamenti del Premier, questo è il resoconto, vediamo. Una visita inaspettata e annunciata con pochissime ore di anticipo. Il Premier Matteo Renzi, nel giorno che sancisce il suo secondo anno di governo, apre una nuova pagina e annuncia un cambio di rotta. Da oggi, infatti, annuncia di voler far visita a tutti quei territori che producono ricchezza e visibilità all'Italia. E la prima tappa scelta è il Gran Sasso Science Institute di Assergi, dove arriva poco dopo le 13 e compie una visita guidata nei laboratori. Pensa come scoprire le città. Ecco. Perché come scoprire l'elettricità? Perché, no, perché sappiamo, avere a che fare con uno che non c'è. Sappiamo che c'è, non sappiamo cosa sia. Alle 14 il primo passaggio davanti alla stampa, al suo fianco il ministro all'istruzione Stefania Giannini che lo accompagna nella visita istituzionale. Fugace ma in pieno stile Renzi scherza, saluta le istituzioni presenti e si concede ad un incontro privato. Ad accoglierlo ci sono, oltre al governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso, il presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il vicepresidente Giovanni Lolli, la senatrice Stefania Pezzopane. L'incontro con la stampa si svolge nella sala Fermi, proprio qui annuncia lo stanziamento di un'ingente somma di denaro destinata a sostenere un importante progetto sulla materia oscura. Oggi siamo qui per annunciare un finanziamento straordinario di 60 milioni su un progetto che l'INFN nel corso dei prossimi settimane e mesi metterà in atto, quindi i 60 milioni necessari a far sì che il Gran Sasso i lavoratori del Gran Sasso, poi c'è anche il tema della legge sul Gran Sasso Science Institute, ma diciamo i 60 milioni necessari perché si possa intervenire sulla manutenzione e sulla innovazione e sulla grande battaglia, la grande sfida per la materia oscura, non soltanto in quel settore, ci sono e sono soldi che noi metteremo a disposizione fin dalle prossime settimane e mesi. E noi oggi abbiamo toccato con mano che cosa significa avere un'infrastruttura della ricerca avanzatissima, non solo il laboratorio più grande, non solo il laboratorio più avanzato, ma anche il più accessibile del mondo su questi temi che ci potranno portare nel giro di poco forse a una scoperta altrettanto importante quanto quella delle onde gravitazionali. Il Premier spiega poi i motivi che lo hanno portato in Abruzzo e soprattutto celebra l'introduzione del Jobs Act. Più tardi infatti la sua visita si sposterà presso la sede della Walter Tosto Serbatoi di Chietiscalo, azienda leader mondiale nel settore con una crescita che ha raggiunto un fatturato di 100 milioni di euro. Poi saremo in un'altra azienda, in un'azienda, qua in Abruzzo, in uno dei luoghi dove in questi ultimi mesi si sono ottenuti i primi risultati del cosiddetto Jobs Act, cioè le prime assunzioni. Renzi parla anche della città ferita, L'Aquila, e della soddisfazione di vedere un gran numero di gru all'orizzonte, una città che dopo una lunga agonia avvia la sua rinascita. Arrivando da fuori si vedono tante gru, mi hanno spiegato che sono 92, sta ripartendo finalmente il lavoro del centro storico, era un impegno che ci eravamo presi, io al 25 di agosto ho detto che sarei tornato dopo un anno, quindi oggi non parliamo dell'Aquila, ne parleremo nei prossimi mesi quando vedremo a vedere fisicamente i cantieri che stanno comunque lavorando. Finalmente sono arrivati i soldi, ci sono tutti per fare un ottimo lavoro, ci sono i soldi per gli investimenti e per il rilancio dell'attività in questa città così straordinaria e così duramente colpita. Al termine del suo intervento è il vicepresidente del Consiglio regionale a spiegare in dettaglio gli interventi previsti dal governo sulla regione Abruzzo. Di politiche economiche si è parlato?
non in generale, se non appunto per questa idea che noi abbiamo trasmesso, cioè che con i soldi della ricostruzione, vorrei ricordare a tutti che questo governo ha messo 6 miliardi di euro, cosa che nessuno prima aveva fatto, che con quei soldi la ricostruzione materiale sta andando avanti con tutte le difficoltà che volete, ma indubbiamente lui è rimasto molto colpito dal numero di gru, ma soprattutto quanto possa diventare efficace la scelta di disporre il 4% a favore della ricostruzione economica. Ora continuiamo a sfogliare le pagine del centro. Le unioni civili, c'è lo scontro, fiducia sul Cirinnà, ma saltano le adozioni. Il Partito Democratico cerca i voti del nuovo centrodestra e prepara un maxi emendamento. L'obiettivo è quello di chiudere in fretta, stralciando le norme più contestate. E poi Rossi lancia il derby, mi candido a segretario del Partito Democratico. E ancora 2 anni di governo e Renzi dichiara ho ancora fame. Il Premier celebra i suoi 24 mesi a Palazzo Chigi, snocciolando numeri, il nodo europeo e l'annuncio. A Natale inaugureremo la Salerno-Reggio Calabria. Ancora c'è l'intesa Obama-Putin sul cessate il fuoco in Siria. Dal 27 febbraio i bombardamenti continueranno solo su obiettivi terroristici. Russia e Stati Uniti monitoreranno la tregua e nel paese ci sono segnali divergenti. E ancora Libia lotta all'IS, ok italiano, a droni armati, USA a Sigonella. Se Vienna chiude, in Italia collassa tutto. Il ministro Alfano incontra gli amministratori di Trentino e Alto Adige. Caos tra Grecia e Macedonia. Neonata trasferita da un reparto all'altro, muore in ambulanza, ricoverata a Carate Brianza. I medici la portano a Bergamo, i genitori, il mezzo non era attrezzato. Il ministro invia INAS. Il caso Bologna, contestato editorialista, slogan e volantini alla lezione di Pane Bianco, indagini della Digos, a Potenza, porno ricatto all'ex assessore. Dirigente della squadra locale cercava vantaggi politici e economici. Continuiamo a sfogliare le pagine del centro. L'Italia disegna la nuova Unione, Eurobond, Fondo Monetario e Superministro delle Finanze. Il piano di Padoan è contro la Germania. E poi apriamo le pagine abruzzesi, si inizia a compescare il giallo di Medjugorje. Padre Luciano, caso chiuso, le autorità slave, è disperso. Ma la famiglia non ci crede e attacca perché in Italia non indaga nessuno. Il superiore monfortano Cicciarelli si era messo in mente di risolvere la questione della donazione di un terreno e qualcuno potrebbe aver frainteso. Il comune offrirà posti di lavoro ai disoccupati con più di 45 anni. Saranno utilizzati per la cura del verde e dei beni pubblici e retribuiti con i buoni emessi dall'INPS. Giovedì il regolamento va all'esame del Consiglio, già stanziati 50.000 euro per il progetto. E poi ecco il garante per aiutare i cittadini più anziani entro marzo a Pescara. Il comune indirà un bando per individuare il promotore del cittadino anziano. Si tratta di una figura che ha una rilevanza notevole per almeno 2 aspetti, spiega il presidente del Consiglio Comunale Blasioli. Il primo è che questo garante per l'anziano è oggetto di varie norme di legge, sia a livello nazionale sia regionale. E il comune entro marzo sarà pronto a partire con il bando per identificarlo. Andiamo avanti. Oggi... Allora, proviamo ad aspettare l'apertura delle pagine, eccola qua. Oggi la manifestazione attiva un corteo dei precari, bloccheranno Corso Vittorio, la protesta degli interinali che reclamano il lavoro. Con loro i colleghi dell'ASL Aquilana, da piazza Sacro Cuore fino in comune, dove è programmato il consiglio regionale. E poi riparte l'Ipersimpli al lavoro 51 giovani. Giovedì ci sarà l'apertura al pubblico del punto vendita sulla Tiburtina, gestito dal gruppo milanese. Il censimento degli scarichi via i controlli sul fiume. Primo sopralluogo dei tecnici comunali all'altezza della zona industriale. Il vice sindaco del Vecchio ha dichiarato non esiste l'archivio delle condotte fognarie e noi lo realizzeremo. A Pescara non esiste un archivio degli scarichi nel fiume Pescara e nessuno ha mai provveduto a fare un censimento delle condotte. Perciò appare difficile distinguere di volta in volta quelle autorizzate e quelle abusive. Al punto che nessuno conosce con esattezza il loro numero, ma ora, dopo i tanti allarmi per l'inquinamento del fiume, l'amministrazione comunale ha deciso di avviare finalmente un censimento degli scarichi.
E poi piove nella stanza da letto, la casa popolare è un incubo. In via Aldo Moro una donna di 73 anni convive con il dramma dell'umidità. Devo ricorrere a teli di plastica e bacinelle. Adesso la terra deve intervenire. Queste sono anche le immagini in dettaglio della situazione appena denunciata. Lasciamo ora le pagine del centro e ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, per questo inizio settimana quali sono le previsioni? Ah, diciamo Francesca anzitutto che l'area di alta pressione che nelle ultime 48 ore ha determinato un sensibile aumento delle temperature anche sulla nostra regione è in attenuazione. Attenuazione anche a causa dell'arrivo di correnti atlantiche più fresche e umide che nelle prossime ore favoriranno degli annuvolamenti sulla nostra regione e delle precipitazioni inizialmente sul settore occidentale dove sono già in atto, sulla Marsica e nell'Aquilano e sulle zone montuose. Precipitazioni a carattere sparso anche sul versante orientale, ma nel pomeriggio aumenterà la probabilità di rovesci anche lungo la fascia orientale della nostra regione. Le temperature sono ancora ben al di sopra delle medie stagionali, ma a partire da pomeriggio sera assisteremo ad una graduale diminuzione, in particolar modo sulle zone collinari, altocollinari e montuose. Non cambierà di molto la situazione nella giornata di domani, anche se varranno le schiarite, ma ci sarà la possibilità di annuvolamenti localmente associati a delle precipitazioni, soprattutto sulle zone montuose, ma sarà una giornata di attesa quella di domani, perché nella giornata di giovedì, o meglio tra giovedì e venerdì, è previsto l'arrivo di un sistema nuvoloso, un nuovo sistema nuvoloso di origine atlantica che favorirà un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, con delle precipitazioni che comunque alla luce dei dati attuali a nostra disposizione non dovrebbero risultare particolarmente intense. Da segnalare inoltre Francesca, dopo una tregua attesa tra venerdì sera e le prime ore di sabato mattina, un nuovo deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche, stavolta un peggioramento ben più organizzato, atteso, ripeto, da sabato pomeriggio sera e nel corso della giornata di domenica, peggioramento favorito dall'arrivo di intense perturbazioni, intense correnti fredde di origine nord atlantica che entreranno sul Mediterraneo occidentale e favoriranno la formazione e l'approfondimento di una vasta circolazione depressionaria che poi tenderà a spostarsi, almeno questo è quello che emerge osservando gli ultimi aggiornamenti, verso la nostra penisola. Di conseguenza il tempo peggiorerà anche sulla nostra regione, ma alla luce dei dati attuali a nostra disposizione sarà il settore occidentale ad avere il tempo più chiuso, perturbato, caratterizzato da rovesci diffusi soprattutto tra sabato sera e domenica sera, rovesci diffusi e forti raffiche di vento. Comunque questo si tratta questa, Francesca, di una situazione ovviamente da analizzare con calma nei prossimi aggiornamenti. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Gianni D'Areo in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, qui troverete i bollettini aggiornati nel corso delle ore e soprattutto segnaliamo le 4 telecamere sulle 4 province abruzzesi che monitorano costantemente il territorio, ed eccole qua. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qui, ed è la pagina istituzionale di Abruzzo Meteo dove troverete quello che è presente sul sito, i bollettini aggiornati e tutte le segnalazioni di Giovanni De Palma nei confronti degli utenti. Suggeriamo anche il suo profilo personale perché qui troverete qualche curiosità in più. Troverete intanto tutto quello che è presente anche sulla pagina istituzionale, quindi i bollettini e tutte le informazioni, ma anche le foto scattate alle prime luci dell'alba, come in questo caso, ricordiamo vengono scattate da Montesilvano, e troverete anche qualche curiosità sugli strumenti di rilevazione meteo che utilizza Giovanni De Palma, tutto questo per gli appassionati del meteo che seguono le spiegazioni e anche un po' le curiosità che vengono rivelate. Troverete anche le segnalazioni degli utenti, e questa è una cosa molto importante perché sul territorio gli utenti fotografano, girano dei video e li postano sulla pagina di Giovanni De Palma, così da mettere da un lato al corrente Giovanni di quello che succede nella nostra regione e dall'altro tutti gli utenti che sono connessi alla pagina, ed è un modo per spostarsi sempre in maniera sicura, e quindi noi lo consigliamo. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20. Ti auguro una buona giornata.
Grazie Francesca, ti auguro una buona giornata anche a te, così come l'auguro a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro e si parla del nuovo laboratorio di scienze al Galilei. È stato inaugurato il locale realizzato da Province Genitori e il presidente della provincia di Pescara, Di Marco, ha dichiarato: inviterò qui il comune per parlare di smog. Ancora ecco i super studenti della letteratura all'Aurum, il torneo con 260 ragazzi, più bravi quelli di San Giovanni Teatino. Ci spostiamo a Francavilla, si parla di elezioni, PD scoppia un'altra lite sul sostegno ad Antonio Luciani. Francavilla, il capogruppi di Renzo, dichiara il segretario provinciale Zappalorto si dimetta, e all'attacco anche due consiglieri. Il partito si è consegnato al sindaco, è sconcertante. Ancora Francavilla, smaltire l'olio da cucina, arriva il furgone sui servizi offerti al territorio. E poi di spalla Francavilla chiude un tratto di Viale Nettuno. Ancora a Cepagatti che va, partono i lavori all'ex municipio, un intervento da 575.000 euro per la stabilità dell'edificio dell'anagrafe. E poi ancora sulle pagine del centro andiamo a Montesilvano, il caso arriva in Parlamento, i bambini tornano in aula senza maestra cattiva. Le mamme riportano i figli alla scuola di Blasio, ma gli alunni salteranno le lezioni con l'educatrice finita sotto accusa per i gesti violenti. Il comune chiama il preside. E di spalla il deputato del Movimento 5 Stelle, Gianluca Vacca, dice: la docente va trasferita ad un altro incarico. Di taglio basso, una piazza del Colle dedicata a Diodati, a un anno dalla morte, lo slargo del centro sociale intitolato al sopravvissuto dei campi di concentramento. E poi braccati durante il furto, ladri inseguiti tra le case. Via Chiarini scatta l'allarme, i carabinieri rompono al bar mentre il colpo è in corso. Arrestato un 26enne, sparito invece il complice, sigarette, gratta e vinci gettati in strada. E poi incidente a Montesilvano, un'auto si ribalta in corso Umberto, il giovane automobilista urta un furgone e sbanda, quasi illeso. Una tragedia a Pianella, un solaio crollato, eseguita l'autopsia, il 53enne di Loreto morto per un trauma cranico, e oggi si svolgeranno i funerali. Di taglio basso, spoltore, pedone travolto dalla moto, appello dei vigili, testimoni dell'investimento parlino. Ci sono due dei testimoni dell'investimento avvenuto sabato pomeriggio a Spoltore tra Villa Raspo e Santa Teresa sulla strada provinciale 602. L'uomo, un 65enne di origine ucraina residente a Pescara che lavora in un vivaio, è stato travolto da una moto, una BMW 1100 condotta da un 46enne di Pescara. Per la polizia locale, che sta studiando le immagini delle telecamere poste in zona, non ci sono dubbi sul fatto che qualcuno abbia visto. Ci sono almeno tre persone per il comandante Panfilo D'Orazio che in quegli istanti passavano in quel punto della provinciale e hanno assistito inconfutabilmente all'incidente. Questo è l'appello delle forze dell'ordine. E poi verso le elezioni, Penne, il Partito Democratico si spacca sulle alleanze, le primarie il 20 marzo. Malachi annuncia: vogliamo un candidato condiviso, Massel non parteciperà alle consultazioni, le liste civiche sono in corsa. A Popoli la sfida a due tra Galli e il Movimento 5 Stelle. La destra è a rischio, il sindaco: sarà la mia ultima volta, poi passerò la mano. Il Lattanzio dell'opposizione dice: non è detto che ci presenteremo. Apriamo la pagina dedicata a Chieti con la frode al fisco, il blitz della finanza, scoperta una maxi evasione da 38 milioni. Nel mirino delle fiamme gialle una società teatina che comprava e vendeva costosi cellulari, due persone indagate. A Vasto, arrestato spacciatore, minorenni costretti a rubare per acquistare lo spinello. Ancora sulla cronaca l'incidente a Penna Piedimonte, a 13 anni sale in motorino e si schianta contro il furgone. E poi Lanciano lo fece per i figli, non calunniò il compagno dell'ex moglie, il marito viene assolto. Sulla pagina di L'Aquila, rapina finita nel sangue, dramma in Sud America, giovane pratolano ucciso in Venezuela, Dino Rubens Tomassilli, 25 anni, vittima dell'agguato di una banda che voleva rubargli il taxi. Vana è stata la corsa in ospedale, finora senza esito le ricerche della polizia locale per catturare i responsabili che lo avrebbero minacciato prima di sparargli a bruciapelo, scappando in moto.
Un portavalori contro un autobus, gravi due giovani ad Avezzano, furgone tampona, pullman tuo e si capovolge. Cinque feriti e l'elicottero del 118 a terra sulla A25. E poi di taglio basso, nuda, 14 anni su internet, tutti assolti. Sulmona, scagionati in Cassazione, 10 minorenni accusati di aver diffuso materiale pedopornografico. E poi giochi studenteschi, la neve aquilana si apre al mondo, al via la kermesse internazionale di sci alpino e nordico. Alle 17 la sfilata e l'accensione del tripode in Piazza Duomo. Invasione di kilt per lo shopping, gli scozzesi al centro commerciale con i sottomaglia col mostro di Loch Ness. E ancora quei narcisi dipinti sulle tegole. Omaggio speciale dei bambini di Rocca di Mezzo al presidente ISF Petrinca. L'Abruzzo è pronto. Ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa, tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo sulle pagine del centro e andiamo a Teramo. Una città in crisi, è fallito anche il Gran Caffè Italia. L'agonia è comunicata nel 2014, è cominciata nel 2014, istanza presentata dal liquidatore, chiusi per inventario dal curatore il locale di Piazza Martiri e quello di Via Badia. Tutto nasce dai guai finanziari del socio di maggioranza Zuccarini, a cui la Tercas ha fatto sequestrare le quote. Il tribunale deciderà a giorni se l'attività può ripartire. È a rischio il posto di 30 dipendenti. Di taglio basso, Giulia, giù dal viadotto, si cerca la verità. Il DNA del ragazzo della Panda verrà comparato con il liquido seminale trovato sulla 19enne di Tortoreto. E poi di spalla, morte di Nicola, giudizio l'amico che guidava la moto. Ci spostiamo sulle pagine del Messaggero. A Pescara, tari il giallo su 1 milione di metri quadri. A tanto ammonta la superficie, sfuggita finora la tassa, il recupero consentirebbe oggi una riduzione della tariffa. All'ufficio tributi avviati controlli per scongiurare errori. Il centrodestra dichiara urge una verifica in commissione finanze. La conferenza stampa va stabilita prima con certezza l'entità degli sconti. E questo in riferimento alla conferenza stampa annunciata per sabato scorso e poi rinviata proprio per questa novità. Il dato sull'evasione è tanto clamoroso da suscitare stupore e incredulità tra i vecchi dirigenti del settore. E poi la città verde, iniziate le potature su tiglie e platani. Il presidente del Consiglio Comunale Blasioli ha dichiarato via Vespucci, rivede la luce. Squadre di operai al lavoro su più fronti, l'assessore Di Pietro detta le priorità. Arriva il garante per gli anziani, farà da collante tra il comune e i 30.000 over 65 in città. L'impegno di Diodati per le risorse. E di spalla, tribunale, appalto ASL, Varone chiede 11 anni per 3 imputati. Studenti al lavoro nei nuovi laboratori del liceo Galilei. Taglio del nastro con il governatore D'Alfonso e il presidente della provincia Di Marco. Lo scientifico Cappello ringrazia le famiglie dei ragazzi per il contributo. Investimento della provincia per 45.000 euro, primi test dedicati all'inquinamento dell'aria. E poi la maestra violenta, il caso in Parlamento. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Gianluca Vacca, presenta un'interrogazione e chiama in causa anche scuola e ufficio scolastico regionale. Le 46 mamme dei bambini dell'istituto Fanni Di Blasio, ricevute dal sindaco Maragno, l'insegnante va trasferita. L'onorevole chiede un'ispezione, le situazioni contestate riguardano 2 prime classi. E poi a Loreto Prutino di Camillo, morto per trauma cranico, oggi ci sarà l'avvio, l'addio. Centenario, come il papà, grande festa per Bonidea di Carlo, classe 1916, festeggiato a bussi dall'intero paese. Pulire il giardino è ancora oggi il suo impegno quotidiano. Suo padre Giacinto visse 103 primavere e andò in Argentina per lavorare nella cartiera dei Pomilio. E poi i pidi via Chiarini nel mirino dei ladri, uno in manette, recuperato il bottino nelle cronache. Andiamo all'Aquila, la casa dello studente, la regione si smarca. Scoppia una guerra nella guerra per l'ottenimento dei risarcimenti da parte dei familiari delle vittime. L'ente ha tirato in ballo lo Stato per aver acquistato l'immobile senza accorgersi delle carenze strutturali. L'avvocato della Vigna ha puntato il dito anche sullo studio relativo alla vulnerabilità sismica degli edifici. L'udienza civile è stata aggiornata a giugno, mentre quella penale è a rischio prescrizione.
indebita percezione di fondi europei. La Corte dei Conti condanna società. Questa è la sentenza. Il danno ammonta a 117.000 euro. Doveva realizzare un impianto per il commercio all'ingrosso. E poi comitati, lettera ai romani contro Bertolaso. L'ex capo della Protezione Civile, Roma terremotata, secca la risposta. Non ti vergogni, la replica arriva al TG1. Andiamo avanti, c'è la cerimonia d'apertura in Piazza Duomo, 5 giorni da vivere. Oggi alle 17 all'Aquila il via ufficiale tra spettacolo e riflessione. Da domani tutti sulle piste, numerose le iniziative previste dalla città. Le delegazioni sono state accolte dalle scuole del capoluogo, messaggi di pace e integrazione. Tanti giovani promesse e c'è anche un'aquilana. E poi una festa non soltanto dello sport, dal PIN presidente onorario dell'ISF. Oltre alle competizioni ci sarà scambio e compenetrazione tra tradizioni e culture. Il coordinatore passa cantando, un momento importante sarà la visita guidata dei partecipanti alla città dell'Aquila. Davanti alla casa dello studente si pianterà un ulivo in ricordo delle vittime del terremoto. Ovindoli e Campofelice, le perle dell'Appennino, sognando la maxistazione. Le due prestigiose località saranno il teatro delle competizioni. Per il futuro si punta a creare un comprensorio di livello europeo. La manifestazione esalterà le tradizioni e le tipicità dell'altopiano delle Rocche. Le famiglie Lallini e Bartolotti hanno cambiato il volto dell'offerta invernale. E poi... auto in fiamme, sesto caso in un mese, l'allarme nella Marsica, stavolta distrutta una Mercedes. Nei giorni scorsi preso di mira il sindaco di Tagliacozzo. Il proprietario è un ragazzo, ha dichiarato di non aver ricevuto minacce, però si procede per accertamenti. La procura ha nominato come consulente Cristiano Ruggeri per la verifica degli episodi. Prato alla Peligna, brucia veicolo, sospetti, motivi passionali. Ad Avezzano il neonato deceduto, la verifica sulle cause. Il PM Maurizio Cerrato attende i risultati dell'autopsia svoltasi ieri per accertare eventuali responsabilità. Sulla pagina di Chieti l'evasione da 38 milioni, imprenditore nei guai. La finanza scopre la truffa nel commercio di cellulari e computer. La società che non pagava un centesimo di tasse forniva i grandi centri commerciali. Scattano le denunce, una serie di aziende fantasma intestate a teste di legno permettevano di non versare l'IVA. E poi teatri e servizi troppi precari, scatta lo stato di agitazione. La decisione dopo un'assemblea ormai è un calvario. Di spalla il caos, piano sanitario, infermieri nel mirino. E poi schianto in scooter a 13 anni contro un furgone, ferito nelle cronache, sempre della pagina di Chieti. Stadio, la gestione verso il Chieti Calcio, la gara, l'unica offerta da Pomponi a vuoto il bando per il Pala Tricalle. Si parla ancora di Parco della Costa, il SEL incalza Renzi. Melilla ha presentato un'interrogazione per capire i ritardi. Il deputato dice se la legge non piace si abbia il coraggio di cambiarla. Per l'istituzione manca l'atto definitivo da Palazzo Chigi e l'onorevole Di Stefano ha promesso battaglia in Parlamento. I comuni pretendono maggiori garanzie sulla perimetrazione per non ostacolare lo sviluppo dei territori. A Vasto il docente caduto dall'albero si trova ancora in coma. E poi a Vasto consorzio, canoni alle stelle, ultimatum degli agricoltori. D'Alfonso oggi riceverà una delegazione di manifestanti delle sigle professionali. A Teramo il caffè storico Grande Italia chiude, dichiarato il fallimento. Più di 30 dipendenti rischiano il posto di lavoro, una situazione critica. Il giudice Giovanni Cirillo ha firmato il provvedimento, serrande abbassate già da ieri. E poi il sversamento Cirzu, due nuovi indagati, l'inchiesta nel fascicolo bis, sono coinvolti due rappresentanti della società che gestisce il polo di Grasciano. La Team verso l'accordo, le delucidazioni sui compensi. Di taglio basso l'avvertenza tesoreria stop e scoppia la polemica. Il sindaco Brucchi rende noto l'ultimatum di Banca Terca se la Guardiani dichiara mai più commissariata. Settimana corta, palloncini e subito risposte al vetriolo. Giulianova non si placa, la polemica tra i genitori pro e contro per la preside aggredita.
E poi la raccolta di fondi per il bimbo malato a Roseto, l'ennesima dimostrazione di generosità della città che ha raccolto oltre 3.000 euro al termine della cena di beneficenza denominata Una speranza per Alessandro, organizzata dalla SD Pattinaggio Roseto in collaborazione con la locale Croce Rossa. Oltre 300 persone hanno partecipato alla manifestazione svoltasi presso il ristorante Il Focolare di Bacco. E poi continuiamo a sfogliare le pagine del Messaggero, anzi ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città. Dopo la pagina dedicata alla visita del Premier Renzi si parla di Tercas, tesoreria Tercas, tutto rinviato a venerdì, duro scontro in commissione, bilancio tra Dodo e l'assessore Guardiani, il comune preferisce ritirare la decisione. Il servizio, dopo mesi di trattativa, il sindaco richiede un parere legale esterno e attende un pronunciamento del MEF. Bufera sull'avvocatura. E poi il grande Italia è fallito ma non è affatto finito, il giudice Cirillo mette fine alla società ma apre uno spiraio per continuare l'attività per salvare i posti di lavoro. Chiuso per inventario per alcuni giorni, il locale resterà chiuso per inventariare i beni della società fallita e fare il punto. E poi il problema: nel 2014 Banca Tercas aveva ottenuto il sequestro delle quote del socio maggioritario Tonino Zuccarini, ma l'attività che dà lavoro a tante persone ha dimostrato di poter funzionare anche a Teramo e a Bellante. E poi il piano scolastico semina il caos nelle scuole. Dalla Michelessi e dalle scuole accorpate a Basciano sono in arrivo trasferimenti in massa in altri istituti cittadini. Il bando pubblico, il comune cerca un revisore dei conti unico per le 3 farmacie comunali. E poi la Team, la guerra all'amministratore delegato si sposta su Giulianova. L'assemblea salta ma il comune incassa la disponibilità a risolvere la famigerata fattura contestata da 1,5 milioni. Il sindaco ha chiesto la verifica sul doppio ruolo di Ranalli, AD della Team e anche della Ecote di Giuliese. Di spalla la politica, Valerio Del Papa, nuovo segretario dei giovani Dem Teramani. E poi la provincia, Cirzu, 2 indagati nell'inchiesta bis. Reati ambientali contestati a 2 tecnici dopo i sopralluoghi dell'ARTA del dicembre dello scorso anno. L'inchiesta bis è nata dopo i sopralluoghi dell'ARTA dei mesi di settembre e dicembre, nei quali sono stati riscontrati gravi problemi per le emissioni dei cattivi odori e per lo smaltimento del percolato. Lo stop della regione da qualche settimana negli impianti di lavorazione non può essere conferito e lavorato l'organico. Ancora folle inseguimento per le vie di Martinsicuro. Un automobilista fugge senza motivo di fronte all'ALT intimato alla polizia. Un posto di blocco, ignoti i motivi che lo hanno spinto a forzare il blocco, per lui multa salata e ritiro della patente. Di taglio basso il caso, Gabriele Maloni è estromesso di nuovo dalla sua ditta. Riammesso dopo una battaglia legale di 22 anni, l'imprenditore chiede giustizia. E poi ancora droga nei locali della Movida. Mosciano, 41enne, trovato in possesso di marijuana e metanfetamine. I controlli militari hanno sorpreso l'uomo e un suo amico durante la pattuglia contro i furti. Andiamo avanti, lo sport affossato dall'incapacità della giunta. Il centro turistico integrato diventa un caso politico, il PD all'attacco. Ad Atri la proposta, il gruppo democratico torna a chiedere la costituzione di una commissione di verifica. Anche qui si parla di beneficenza, raccolti 3.000 euro per il piccolo Alessandro. Oltre 300 persone hanno partecipato alla cena della SD Pattinaggio. Elezioni, la campagna elettorale è già entrata nel vivo, si parla di Roseto, la sfida tra i candidati rosetani si gioca soprattutto sui programmi, ma i cittadini osservano ancora con distacco. Industria, quasi tutti i candidati hanno posto l'accento su una crescita dell'industria, magari compatibile con la difesa del verde. E i problemi tutti concordi sulla necessità di intervenire sull'Arena Quattro Palme, i parcheggi della stazione ed anche il pontile. Di taglio basso, per rinascere Roseto ha bisogno di una rivoluzione amministrativa. Il commento, l'onorevole Pio Rapagnà si tiene lontano dalla sfida elettorale ma critica gli ultimi anni di gestione della città.
E poi apriamo la pagina dello sport. Campitelli stressa squadra e tecnico. Lo sfogo del presidente biancorosso dopo il KO con la Lupa Roma dà il via alle scelte per il futuro. Una delusione, il patron del Teramo non ha gradito la brutta prestazione della squadra sul campo della Lupa Roma. Con la Maceratese, out Scipioni e Crociani che devono scontare la squalifica. E poi c'è stato lo sfogo, ora basta scuse, è ora di tirare fuori gli attributi. Chi non ci sta, alzi la mano e vada via. Queste le dichiarazioni del presidente del Teramo Calcio. Ci spostiamo sulle pagine del centro e anche qui andiamo ad aprire la pagina dedicata allo sport. In apertura la Serie B e il Pescara. Oddo studia la rimonta, ora quattro tappe decisive. Ci sono Ascoli, Trapani, Novara e Vercelli prima della sfida di Crotone. La tifoseria ascolana è ancora in attesa della risposta del Comitato per la Sicurezza che deve dare il via libera o lo stop alla trasferta di sabato all'Adriatico. E poi di taglio basso alla Padula potrebbe giocare contro Neymar. Ore decisive per la risposta del bomber al Perù. Se dice sì in Coppa America affronterà il Brasile. E poi il Lanciano, la parola al doppio ex Gautieri, Virtus in salvo ma deve essere compatta. Il tecnico della promozione tra i cadetti e della prima salvezza è stato anche a Bari. Quella al Biondi sarà una bellissima gara. Il Pescara gioca il miglior calcio di Serie B. Le accuse di Campitelli scuotono il Teramo. Andiamo in Lega Pro. La sconfitta di Aprilia è un mezzo addio ai sogni di rimonta verso i play-off. Il presidente se la prende con tecnico e giocatori e cerca un DS d'esperienza. Queste le dichiarazioni. Poi nel gruppo Maccarone e De Francesco. I tifosi entrano in società? Questa sempre Lega Pro e si riferisce all'Aquila Calcio. La Serie D, il Chieti soffre, i limiti restano. Avezzano, biglietti a 3 euro. Tra i neroverdi rimerge il problema portieri. Già 4 cambi da inizio stagione. Paris media da ultimi in classifica. Serraiocco striglia i tifosi. Il San Nicolò anticipa. Ci spostiamo sulle pagine del Messaggero, anche qui la pagina sportiva. Pescara, il derby di Cetteo Di Mascio, il Delfino andrà in A, il campo dice che Oddo ha personalità e idee, si avvia a diventare un grande allenatore, coda recupero certo, in dubbio Campagnaro e Crescenzi, allarme influenza, fermi la Padula, Caprari, Selasi e Torreira. E poi Teramo, un peccato di presunzione con la Maceratese, Vivarini dovrà fare a meno non solo di Petrella ma anche di Crociani e Scipioni. E di spalla De Sousa, ora l'Aquila ha la giusta mentalità. E poi Lanciano per il Bari, altre novità in vista. Maraiulio studia le soluzioni migliori per battere i pugliesi. In difesa torna Di Matteo, spazio a Bonazzoli e Giandonato. Contro i pugliesi dell'ex Camplone serve una grande prova per tenere il contatto con la zona play-out. E poi di taglio basso si parla di Final 8, calcio a 5, niente derby al primo turno. Nessun derby ad aprire le Final 8 di Coppa Italia giovedì 3 marzo. La prima abruzzese a scendere sul parquet del Pala Giovanni Paolo II sarà l'Acque Sapone M Grosse contro la Carli Sport Cogianco alle 11 davanti agli alunni delle scuole pescaresi. E alle 15.30 ci sarà il debutto del Pescara contro l'Axed Group Latina. Alle 18 il Real Rieti del pescarese Patriarca contro l'Asti. E alle 20.30 il sipario si alzerà su città di Montesilvano, Caos Futsal. I sorteggi si sono svolti ieri nell'aula consiliare del comune di Pescara alla presenza del sindaco Alessandrini, del presidente della divisione calcio a 5 Tonelli e le altre autorità come il presidente della FIGC Abruzzo Ortolano, il presidente regionale del CONI in Bastaro, l'assessore comunale allo sport Diodati e il sindaco di Martin Sicuro Camaglioni. E allora con lo sport concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle ore 14 e invece l'appuntamento con la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.